Pace non cerco, guerra non sopporto, tranquillo e solo, vo pel mondo in sogno, pieno di canti soffocati, agogno, la nebbia ed il silenzio in un gran porto. Venivo sempre qui, a leggere, a camminare, a scrivere. Potevo urlare i miei versi nelle forre, sentire il suono che avevano le parole, masticarle come una radice. Perché le parole sono gigantesche come le montagne e hanno la coda degli animali, che non sta mai ferma. Mi dicevano: «Matto! Dove vai, matto? Ce l'hai una pelle di capra. Vieni qui, raccontaci una storia, siediti, parla». E io a volte parlavo, a volte gli tiravo un urlo, gli facevo una smorfia cattiva perché scappassero via. Per tutti ero lo scemo del villaggio, il mentecatto vestito da contadino, l'uomo dei boschi. Non mi hanno mai lasciato in pace, mai, mai. Venivano sotto le mie finestre a fischiarmi contro, nel mezzo della notte, a lanciare sassi sul vetro. È stato così, sin da quando ero piccolo, una persecuzione. Dicevano che avevo lo stesso sangue di mio zio, il pazzo, che saremmo morti tutti e due in manicomio. Profeti di sventure che non sbagliano mai. I peggiori mi offrivano da bere, volevano che mi ubriacassi, facessi il circo. Le loro giornate erano così vuote che per riempirle avevano bisogno di uno come me. Sciacalli. I senza senno erano loro. Senza senno era l'Italia tutta e la letteratura mediocre che produce. Senza senno era Marradi, il mio paese, dove nacqui nel 1885 in borgo toscano di pochi tetti sul dorso degli Appennini, qualche chilometro dalla Romagna, dove i preti cantano con voce di bue. Via Talenti era larga. Ci ammassavano il legno in inverno, ma per me non c'era riparo. Era come se ogni passo potesse arrivarmi una bastonata. E lì che io cominciai a guardarmi dalla gente, a scantonare per altre strade. Il paese era sempre un supplizio. Ma non furono soltanto loro a prendersi gioco di me. Fui schernito da tutti, dai famosi redattori delle riviste fiorentine, dai futuristi che volevano cenare in pace, dalle donne, anche dai cani. Ma la mia vera follia è stata la letteratura. Mi ci ammalai da ragazzo, nella biblioteca dei preti, dove iniziai a leggere Tasso, Ariosto, Dante
E poi tra questi monti, tra queste valli selvose e deserte, dove solo mi sentivo a casa. Dormivo negli essiccatoi per le castagne, quando la neve si depositava sull'alta valle di Rovigo, lungo le sue scanalature che incidono la terra come cicatrici. Sillabavo le stagioni con il fiato. Spesso mi sedevo sul vuoto con un libro sulle gambe. Mi mettevo a seguire con gli occhi un'ala stanca per la china, qualche casetta di sasso sul faticoso verde, il sacro monte della Verna dove si ritirava Francesco, una chiesa abbandonata nella valle delle Fogare, la chiostra di rocce che si vedeva dalla Falterona, la sua tristezza solenne che si gonfiava come un enorme cavallone pietrificato, la sua limpidezza angelica. Eppure io ero solo un primitivo, nemmeno così serio e triste come pensano tutti. Una sera recitai pure d'estate al Teatro degli Animosi di Marradi, feci la parte di un maestro elementare. Mi infilai un cuscino sotto la maglia e indossai una giacca all'ebrea. Rise tutto il pubblico e quel riso fu quasi per una volta benevolo. Rise pure mio padre, che lo era per davvero un maestro elementare e che avevo preso per modello. Lui era piuttosto basso, rotondo, con due grandi baffi da patriota. Un uomo, non so se più spaventoso per la sua sobrietà o per la sua presunzione. Pensava con calma di governare la famiglia, che la gente si togliesse il cappello al suo passaggio e che il mondo fosse tutto un affare di inchini e di poche beneducate parole. Teneva al decoro. Invece gli toccò una moglie difficile e questo figlio strambo che sono. Fu visitato anche lui dalle insonnie, scampò al manicomio e si curò con le tisane dei farmacisti, ma alla fine fu sconfitto. Per quanto si sia sforzato di tenere intatti gli affetti, tutto gli sfuggì di mano. E dire che lo sapeva. Lo insegnava anche ai bambini che gli uomini sono dei sistemi a vapore, idraulici ed elettrici, e che questi sistemi si possono guastare. Sua moglie, o dovrei dire mia madre, che chiamavano Fanny, restava sempre alla finestra con uno scialle sulle spalle, a sgranare il rosario tra le dita con la sua aria muta e scontenta di capriccio. Avevamo una casa sul fiume, dal mio vetro vedevo la piccola luce della Madonnina del ponte che ogni sera qualcuno accendeva. Le stanze si riempivano di malinconia a quell'ora. Mi facevano sentire l'umido del pozzo in cui si vive. All'inizio fu un'infanzia come tutte le altre, senza disobbedienze né colpi di testa. Ero solo un po' disordinato. Ma presto Fanny smise di occuparsi di me. Nacque mio fratello che divenne il cocco di casa. Lei pensò ad altro. Mi straniai dal mondo, allora. Ero selvatico, timido, maldestro, incapace a tutto. Cominciarono a ridermi dietro, a gridarmi Barabba, ad avvelenarmi l'anima. Mi avrebbero schiacciato come una blatta schifosa se avessero potuto. Non volevano concedermi neppure il diritto di esistere. A 15 anni fui colpito da confusione. Mi mandarono in collegio dai salesiani, mi diedero lo ioduro di sodio, il bromuro. Ci sedavano perché non ci venissero strane voglie, ma senza nessun esito. Non so cosa mi torturava, cosa mi spingeva fino all'assurdo, cosa scatenava i miei scoppi d'ira, i miei furori. Perché su tutto chiamavo distruzione? Scrivevo nei miei quaderni. La prima volta che mi misero in gattabuia fu a Parma, per un mese, una rissa. Ma è inutile che cerchiate una prova. Il mio nome non c'è sui registri. Di molte scelleratezze e di molti viaggi che ho fatto non ci sono prove. Ma chiedersi cosa è vero e cosa no
è una domanda sbagliata, perché ho vissuto tutto. A me non volle farmi da madre nessuno, né la donna che mi aveva partorito, né la terra dove ero nato. Per questo cominciai a partire. Me ne vado per le strade, strette, oscure, misteriose. Vedo dietro le vetrate affacciarsi gemme, rose, dalle scale misteriose c'è chi scende brancolando, dietro i vetri rilucenti stan le ciane commentando. La stradina è solitaria, non c'è un cane, qualche stella, nella notte sopra i tetti. E la notte mi par bella e cammino, poveretto, nella notte fantasiosa. Eppure mi sento nella bocca la saliva disgustosa. Via dal tanfo, via dal tanfo, e per le strade. E cammina, e via, cammina. Già le case son più rade, trovo l'erba, mi ci stendo a conciarmi come un cane. Da lontano un ubriaco canta amore alle persiane. All'inizio furono cabotaggi di piccolo corso, notti all'addiaccio tra i monti, la barba che mi cresceva rabbiosa sulle guance, qualche cappotto sgualcito, Faenza, Pisa, Firenze. A Bologna mi iscrissi a chimica, ma per quella materia non avevo memoria. L'avevo fatto solo per accontentare la famiglia, volevo dimostrargli che qualche cosa valevo pure, fu un errore. Da chimica pura passai a chimica farmaceutica, non servì a niente. Peggiorò anche la salute, avrei dovuto segnarmi a lettere e non ascoltare nessuno. Per quello sì che avevo testa, leggevo di tutto e provavo i miei primi giochi di equilibrio con la lingua, ma sulla base solida del mio accento. Poi un giorno andai in stazione per tornare a casa. Dallo scalo delle merci arrivavano dei colpi sordi, dei fischi che accentuavano la monotonia diffusa nell'aria. Il vapore delle macchine si confondeva con la nebbia. Arrivò un treno che andava a Milano e dopo in Svizzera. Senza pensarci, missai su una carrozza, mi nascosi nel bagno e fuggii. E poi di me si persero le tracce. Qualcuno disse che mi prese su una carovana di zingari. Altri azzardarono itinerari da leggenda. Ci ricamarono sopra, sostennero che fui carbonaio, minatore, saltimbanco, operaio a Marsiglia, servitore di stiva ad Amburgo, strillone, manovale, facchino, garzone, stagliere, gaucho. Ai loro salotti con i piedi sui cuscini fu facile, a distanza di qualche anno, svagarsi con la mia biografia. Che ne sapevano quanto sono leggere le orme che lasciano sulla terra le scarpe dei migranti? O come si dorme in un carcere straniero? O che significa restare senza soldi? Sopravvivere è un'arte. Io avevo le braccia forti, i baffi a manubrio e gli occhi scuri come due castagne. È vero, feci un po' di tutto. Lavorai anche in un Luna Park tra Basilea e Zurigo. Per un po' mi unì a una tribù di bossiachi che si muoveva in piccole compagnie di 5-6 persone. Vendevamo stelle filanti, calendari, palle di vetro, disturbi contro il mal di testa. Mi affidarono il baraccone del tiro a segno. Mi piaceva vedere i clienti prendere la mira, era un gesto che conoscevo bene, ma almeno laggiù non ero io il bersaglio. Quei nomadi avevano corpi magri, facce scavate dalla nostalgia. Andai con loro di fiera in fiera, fino alle taverne di Parigi, da cui fui cacciato. La gendarmeria d'Oltralpe si accorse che non avevo passaporto.
da quella prima grande fuga mi rimpatriarono al Fréjus con un foglio di via. A Marradi tornai come un fantasma, bianco come la calce. La mia madre pose un ultimatum: o lei o io. Per internarmi al manicomio di Imola come uno psicopatico grave, dovettero però aspettare che compissi gli anni e divenissi maggiorenne. In un momento sono sfiorite le rose, i petali caduti, perché io non potevo dimenticare le rose. Le cercavamo insieme. Abbiamo trovato delle rose. Erano le sue rose. Erano le mie rose. Questo viaggio chiamavamo amore. Col nostro sangue e con le nostre lacrime facevamo le rose, che brillavano un momento al sole del mattino. Abbiamo sfiorite sotto il sole tra i rovi. Le rose che non erano le nostre rose. Le mie rose. Le sue rose. Quando uscì da quel manicomio erano passati soltanto 2 mesi e appena qualcuno di più dalla mia fuga, eppure in quel giro breve di tempo ero invecchiato a dismisura. Mi avevano tagliato i capelli, misurato il cranio, fatto indossare la divisa dei pazzi. Avevo conosciuto un discreto campionario di tutta l'umanità decaduta e strampalata del mondo. Una tristezza senza carità mi aveva definitivamente allontanato da qualsiasi equilibrio. Pregai mio padre di farmi uscire di lì. Sarei sparito. Non avrei più dato fastidio a nessuno, glielo giurai. Se mi toccava starmene in esilio, nel manicomio dell'osservanza, in quel cimitero per vivi, allora tanto valeva andarci per davvero. Al confino, lontano dall'Italia, il più lontano possibile, in Australia, nella Terra del Fuoco. Dove volevano loro. Mi imbarcai per l'America, al porto di Genova. Combinai di trovarmi lì con mio zio Torquato, che mi voleva bene, ma giunsi proprio all'ultimo momento quando il bastimento stava per partire. Dalla nave vidi il molo e gli uomini in piedi che lo occupavano disfarsi come una nebbia. Cresceva l'odore mostruoso del mare. La lanterna spenta s'alzava, il gorgoglio dell'acqua tutto annegava irremissibilmente. Poi la barcaccia della miseria cominciò a ballare sull'infinito e io a ridere. Più di una voce insinuò che in Argentina non ci arrivai mai, che le mie sono state tutte fole, deliri di una mente malata. Invece in tasca avevo la lettera e l'indirizzo di un tipo del paese che si era trasferito a Buenos Aires. Ci impiegammo 24 giorni di navigazione. Da allora iniziarono giorni e mesi che per me si dilatarono nello spazio. Mi sentii libero come non ero mai stato, in una terra infinitamente deserta e misteriosa. Con delizia dentro e fuori di me nacque un uomo nuovo. Divenni un peon de via. Ammucchiai i terrapieni delle ferrovie. Imparai lo spagnolo, imparai l'inglese, il francese, il tedesco. Suonai il piano nei caffè quando non avevo denaro. Suonai nei ritrovi, nei bordelli. L'elenco dei miei mestieri si allungò, ma fare i soldi non mi interessava. Così come ero salito su un treno per il nord, decisi di colpo di tornare, perché la nostalgia mi stringeva con violenza la gola. Ma al confine con la Francia non mi fecero passare. I miei erano i documenti di un infermo di mente. Fui costretto così a scrivere di nuovo a mio padre. Quando tornai a Marradi capii che quello soltanto era il mio paesaggio. Mia zia disse che l'America mi aveva fatto bene. Ero bello, ero molto allegro, con quella fascia azzurra da marinaio alla vita. Il vecchio castello che ride sereno sull'alto, la valle Canora dove si snoda l'azzurro fiume che rotto e muggente
A tratti canta epopea e sereno riposa i larghi specchi d'azzurro. Vita e sogno che in fondo la mistica valle agitate l'anima dei secoli passati. Ora per voi la speranza nell'aria ininterrottamente sopra l'ombra del bosco che l'annega sale in lontano appello. Insaziabilmente batte al mio cuor che trema di vertigine. Ma al paese ricominciò la cantilena di sempre. Ripresero a perseguitarmi con la solita ostinazione. Dicevano che ero pericoloso quanto un anarchico, che volevo uccidere il re, i preti, i professori, un pazzo furioso che nessuno mai avrebbe messo in riga. Un impulsivo, un esaltato, avido di caffè, un senza patria che prendeva fuoco per nulla, votato soltanto a una vita errabonda come i cani randagi. Ma io ormai quasi mi ci divertivo, facevo l'orso, lo strambo, solo con chi non mi poteva intendere, e bevevo fino a star male, li minacciavo. Per il resto andavo sempre in campagna per leggere. Provarono allora di nuovo a rinchiudermi a San Salvi, questa volta. Ma il direttore del manicomio, dopo 2 settimane, disse che non avevo titolo sufficiente per restare lì dentro. Continuai così a pendolare tra caserme, salvacondotti, fermi, fogli di via, nosocomi psichiatrici, a tirarmi piatti con mia madre, come 2 nemici fiaccati. E intanto il libro si faceva dentro di me. Anche se scrivere mi era scomodo come leggere o vivere, ma io ero un uomo ancora inedito, come non si era mai visto nelle nostre patrie lettere. Avevo soltanto bisogno di essere dato alle stampe per esistere. Con i cialtroni dell'alta cultura italiana che non volevano darmi ascolto, litigavo per lettera. Finì intanto il libro. Lo intitolai Il più lungo giorno. Lo trascrissi su una carta da minestra, lo infilai in un sacchetto di tela di juta e lo portai a Papini e Soffici a Firenze. Solo il dolore è vero, aggiunsi in apertura. Papini mi diede appuntamento al caffè vicino alla stazione. Arrivò con 1 ora di ritardo, faceva freddo. Io non avevo soprabito. Solo una giubba di mezza lana da pecoraio, un cappellaccio, delle scarpe scalcagnate, come scrissero i signori. Mi invitarono alle giubbe rosse. Ci andai con i miei capelli lunghi e le mani rosse, gonfie di geloni. Come potevano occuparsi di un ignoto e compromettente poetucolo della mia specie? Ero stato un ingenuo a credere che mi avrebbero preso sul serio. Gli chiesi subito di ridarmi indietro il manoscritto, ma non avevano soltanto sequestrato la mia vita, se l'erano persa. Soffici, in un trasloco da una stanza all'altra, aveva confuso il mio manoscritto con altre carte e l'aveva smarrito. Sua figlia lo avrebbe ritrovato soltanto 60 anni dopo. Mi sentii assassinato. Il libro ero io. Perdendolo, mi avevano ucciso. Il libro era la mia mamma. Adesso che se n'era andata, non sarebbe tornata mai più. Il libro era il mio bambino. E io la mia mamma. Dino Campana non esisteva più. Decisi di riscriverlo a memoria e lo riscrissi meglio di prima, per vendicarmi, ma con le lacrime agli occhi e le dita ferite, senza mai essere sicuro che la prima versione non fosse superiore. Conservavo degli appunti nei miei quaderni, ma lo stesso fu uno sforzo eroico e sfiancante. E per ultimo cambiai il titolo. I canti orfici.
Me li stampò con una sottoscrizione un tipografo di Marradi. Mi aiutò un bibliotecario e un dattilografo del comune con cui battagliai ogni pagina. Ma alla fine il libro uscì con 3 qualità di carta per tutte le sostituzioni che operai in bozza, e anche i fiorentini dovettero scrivermi e reinvitarmi con lettere cortesi alla loro corte dei miracoli. A qualcuno, come a Marinetti, vendetti delle copie con alcune pagine strappate, tanto non avrebbero potuto intenderle. Ripresi a viaggiare, a leggere in francese, in tedesco, tutto quello che potevo, ad avere qualche amore occasionale. Come sarebbe potuta essere semplice la mia vita? Nemmeno per l'amore ero buono. Mi annoiavo orribilmente. Invece l'amore arrivò. Quando non me lo aspettavo più, e incendiò in un ultimo grandioso falò il teatro della mia esistenza. Tutta la tenerezza che avevo custodito, tutta la violenza che avevo mitigato, esplosero di schianto. Sibilla scese dalla corriera che da San Piero a Sieve va a Rifredo di Mugello, con la sua borsetta da viaggio e il parasole. E quel profilo famoso stampato su tutti i 20 centesimi del regno. La donna con la spiga. Andai a prenderla, e un desiderio che nessuno di noi due aveva mai provato prima ci squassò con un'intensità assoluta e feroce. Ci riconoscemmo al primo sguardo, avevamo le stesse cicatrici, le stesse offese. La vita aveva lacerato entrambi. Avevamo conosciuto la follia, l'oltraggio, la violazione, la mancanza. Ci stendemmo al sole di quell'autunno. Ci amammo sulla terra umida, al nero delle stelle. Ascoltammo il suono delle sorgenti. Una luce d'oro, disse lei. Mi rideva sul volto. Ci innamorammo come due bambini felici. Finché una gelosia assurda dei suoi uomini precedenti e di quelli che avrebbe avuto mi fece sragionare. La insultai e feci male. Eppure fu amore e dolore, una cosa orrida e meravigliosa. Rina, Rinetta, Sibilla, Leramo, la mia sola gioia. La incontrai soltanto un'ultima volta nel carcere di Novara. Mi avevano arrestato per vagabondaggio, per i soliti documenti che non possedevo. Le baciai le mani attraverso una doppia grata a maglia. La vidi andare via, scortata dai gendarmi. Gli avrei dato tutto quello che mi restava, ma era troppo poco. Tre mesi dopo mi fermarono ancora e mi internarono al manicomio di San Salvi. Da lì, il 12 gennaio 1918, fui trasferito in via definitiva nel cronicario di Castelpulci. Ma io, nel regno delle ombre, c'ero già sceso, come Orfeo, tante volte. Non ebbi paura. Divenni Dino Edison. Una scintilla elettrica perduta nel magnetismo universale, un piccolo bagliore isolato. Tutto andò per il meglio, nel peggiore dei mondi possibili. Mi calmai, mi trasformai in un paziente modello, mi appoggiavo solo ai muri per leggere e in cucina davo una mano a impastare polpette. Nella mia testa sposai centinaia di donne, riandai in America, ma da quel parco non uscii mai più, né scrissi più un verso. Volete sapere come finì? In un modo quasi comico. Quando tutti dicevano che ero un uomo ormai guarito,
Una quindicina di anni dopo mi presi un'infezione agli inguini cercando di scavalcare un filo spinato. Non è questo, forse, quello che cercano di fare i poeti? La luce del crepuscolo si attenua. Inquieti spiriti, sia dolce la tenebra al cuore che non ama più. Sorgenti abbiamo d'ascoltare, sorgenti che sanno che spiriti stanno a ascoltare. Ascolta. La luce del crepuscolo attenua e dagli inquieti spiriti è dolce la tenebra. Ascolta. Ti ha vinto la sorte. Ma per i cuori leggeri un'altra vita è alle porte. Non c'è di dolcezza che possa uguagliare la morte. Più. Intendi chi ancora ti culla? Intendi la dolce fanciulla che dice all'orecchio più. Ed ecco, si leva e scompare il vento. Ecco, torna dal mare. Ed ecco, sentiamo ansimare il cuore che ci amò di più. Guardiamo di già il paesaggio degli alberi e l'acqua è notturno, il fiume va via taciturno. Pum, mamma, quell'uomo lassù.